diamo subito il buongiorno e il benvenuto. Giorno. Il presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in aula, Giulio Cesare, l'onorevole Paolo Ferrara. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Ah, grazie intanto, a lei di averci risposto. Intanto complimenti per l'affermazione elettorale, perché poi non ci siamo più sentiti, era prima, perciò insomma non ci siamo più sentiti. Sì. È stato un bel successo, sì, è stato un bel successo, credo anche meritato, insomma adesso bisogna lavorare e continuare a lavorare comunque. Senta, onorevole Ferrara, le facciamo una domanda in merito alle affermazioni che ha rilasciato al blog del Fatto Quotidiano l'assessore Frongia sulla possibilità che il progetto stadio possa trovare la posa della prima pietra già quest'anno. Siccome sono in molti a dirlo, l'ha detto lo stesso Gandini. Allora, si può spiegarci anche tecnicamente a che punto è l'iter e in quale fascia dell'anno e se è realmente possibile che questo avvenga? Ma certo. Allora, io faccio una premessa. Noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare con i tempi previsti, anche abbastanza celermente, per cui tutte le pratiche sono state in via di regione, adesso stanno chiedendo delle nuove integrazioni a Orno, ma nulla di che, insomma, adesso il progetto tornerà a breve in Campidoglio, perché dovrà passare in giunta con una delibera che poi verrà poi in seguito ratificata in assemblea capitolina, che darà comunque l'ok alla variante urbanistica e per cui si potranno cominciare i lavori. Io credo che questa operazione di cui sto parlando non possa durare che qualche mese, insomma, per cui ci siamo arrivati veramente alla conclusione, mi preme dire, di un lavoro secondo me fatto bene, non solo uno stadio fatto bene, ma anche un lavoro fatto bene dell'amministrazione, che è stata molto puntuale in questo caso, sì. Senta, dall'altra parte, prima delle elezioni in regione, l'assessore Civita rimandò la palla, diciamo, dall'altra parte del campo, sempre per la strada del famoso ponte. Dice: se il ponte basta, no, basta con questo ponte. Lo so, però purtroppo è stato tema d'attualità. Dicendo: trovare una situazione alternativa. Questo fa parte delle richieste a Urnova o delle richieste al comune? Perché lui parlò del comune. Sì, al di là delle richieste, devo dire che questa è una parte del progetto che è andata veramente veloce, perché voi sapete che in giunta è stata approvata la delibera del ponte dei congressi, per cui adesso arriverà in assemblea capitolina. Abbiamo definito finalmente quello che abbiamo sempre detto, perché poi c'è stata questa diatriba ponte sì, ponte no, quale ponte? No, il ponte era quello dei congressi, perché noi avevamo stralciato quello di Traiano, perché avevamo individuato appunto questo ponte che era già comunque finanziato, è rimasto in piedi il progetto così come l'avevamo pensato e l'avevamo anche comunicato, per cui rimane il ponte di congressi a servizio comunque di abilità comunque del progetto stadio, ma anche dei cittadini, perché quella è un'arteria molto importante che darà un servizio a tutta la città. E poi rimane lo stadio, che secondo noi è espressione di questa amministrazione, uno stadio completamente rivoluzionato, perché sapete, l'abbiamo già detto tante volte, uno stadio verde, abbiamo previsto comunque alcune opere importanti come gli investimenti tutti da parte comunque del proponente, per cui del privato, certo, per i treni della Roma Lido, l'allargamento della via Ostiense nell'ultima parte, un parco fluviale bellissimo all'interno dello stadio, per cui tantissimi alberi e tantissimo verde a servizio della città, ma anche la messa in sicurezza del quartiere di Decina per il dissesto idrogeologico, lì c'è un problema carico che comunque andiamo a risolvere. Il Tevere sarà navigabile, avrà sulla banchina, per cui potremo arrivarci anche tramite Tevere, insomma c'è tutto quello che serviva, c'è un ponte che va dall'altra parte del Tevere, per cui un servizio importante anche in questo senso. Io credo veramente che possiamo, sì, essere tutti soddisfatti, ma non come amministrazione, io dico come città, perché questo, certo, poi è un progetto, cioè, beh, che riguarda tutti, cosa, lasciatemelo, certo, dire, che dà tantissimi posti di lavoro, per cui a questo punto credo veramente che l'obiettivo sia stato centrato. Adesso attendiamo comunque l'inizio dei lavori, ma questo spetta comunque al proponente, che dovrà comunque mettere in piedi, beh, certo, il cantiere. Ma secondo voi c'è un ritardo colpevole dalla parte della regione oppure tutto nella normalità? Guardi, io credo che il tempo delle polemiche, che tra l'altro, lasciatemelo dire, sono tutte venute dall'altra parte, sia finito. A questo punto la regione credo che stia trasmettendo i documenti a breve, attendeva delle integrazioni, veramente non c'è nessuna tensione in questo senso, credo, in questo momento, e credo che tutti hanno capito la bontà del progetto, un progetto che noi rivendichiamo, ma che non ha un colore politico, perché è un progetto della città. Poi è chiaro che c'è anche il cuore, che è giallo-rosso per qualcuno, per cui diamo la possibilità di avere uno stadio nuovo
muovo i tifosi della Roma, ma comunque sarà uno scambio che dovranno fare eventi, anche perché dovranno fare tantissime cose. Certo, anche perché ho visto che in questo momento tra la Raggi e Zingaretti ho visto un sacco di foto dove c'è, insomma, dove si una parla. Una pace istituzionale. Sì, beh, una pace che comunque a favore. Abbiamo sempre dialogato, anche prima c'erano comunque delle tensioni legate comunque a problemi, devo dire, di altro genere. Io credo che Roma ha bisogno di lavorare. Questa amministrazione si è presentata proponendo un programma e credo che tutti quanti devono fare la loro parte, a partire dal governo, speriamo che ce ne sarà uno in futuro, e comunque anche la Regione Lazio, voglio dire, non possiamo fare campagna elettorale sulla pelle dei romani, noi dobbiamo dare servizi, dobbiamo dare opportunità a questa città, e questo che abbiamo detto è questo che stiamo facendo. Per quanto riguarda, un secondo, proprio un secondo, poi dopo, invece il governo... Come deve leggere i cittadini 5 Stelle, appunto, ma anche gli altri, perché poi insomma siamo tutti, non è che è questa cosa che dice Di Maio o che dicono che l'ha detta Di Maio, perché poi su 5 Stelle c'è anche tanta disinformazione, che si possono legare col Partito Democratico perché poi loro non hanno nessun tipo di, come si dice, di preclusione nei confronti di nessuno, quando si fa un governo si deve fare con tutti, eccetera. Come... Io credo che Luigi Di Maio sia stato chiaro, ma è stato chiaro altrettanto il Movimento 5 Stelle in questo senso. Noi abbiamo un programma importante, l'abbiamo proposto ai cittadini in campagna elettorale, che comunque ha ricevuto un grande successo, lo dicono i numeri. A questo punto, adesso sulla base del programma, giustamente il Movimento 5 Stelle, ma Luigi Di Maio sta sondando chi ci vuole stare all'interno di questi paletti, per cui è chiaro che siamo aperti a tutti quelli che vogliono portare avanti il programma. C'è una discussione in corso, credo che spetti a loro portarla avanti. Ma io sono fiducioso dalla parte del Movimento 5 Stelle, perché Luigi Di Maio è una persona seria, una persona che comunque veramente ha dato un contributo importante a questo paese, come vicepresidente della Camera, ma anche come capo politico a questo punto del Movimento 5 Stelle, per cui credo che sia una giusta interlocuzione che deve essere aperta a tutti. Per adesso si sta discutendo per quello che riguarda comunque le due Camere, ovvero quelli che saranno i presidenti, dopodiché ci sarà uno step successivo. Io credo che un senso di responsabilità sia dovuto da parte dei partiti e per cui anche il Movimento 5 Stelle. Questo non significa fare alleanze, questo non significa fare inciuci, ma comunque dobbiamo pensare anche al bene del paese. Certo. Senta, le faccio... Ma anche con Salvini, no? Questo ce lo chiediamo a lei, Ferrara. Salvini incluso in questo discorso? Per forza. Sì. Ok. Pronto? Sì, sì, no, sì. La sentiamo. Sì, è stato molto netto. C'è stato un attimino che non si sentiva, per quello sì. Su Salvini si è sentito di meno. Senta, le faccio una domanda, una un po' tra il serio. Salvini non si è sentito. No, sì. Le chiedo due cose, ma poi ripeto la battuta al serio e faceto. Se la Lazio già si è presentata per lo stadio, se diciamo così in Camera Carità già sono cominciati i dialoghi sullo stadio della Lazio anche. Questa è la prima domanda, le lascio la parola. Ma noi non siamo, noi siamo per lo stato della Roma e per lo stato della Lazio, comunque un'amministrazione non ha un conto, un'appartenenza a servizio della città, per cui se si vuole interloquire con questa amministrazione per cercare di arrivare a una soluzione e trovare la possibilità di realizzare uno stato per la Lazio, ben venga. Ma è cominciata oppure no? Quello è la domanda. Io so che comunque se ne era parlato in precedenza, credo che l'assessore abbia fatto dei passaggi, adesso non vorrei mettere a pagarne sul fuoco. Come tutte le amministrazioni, voglio dire, sono comunque in contatto con gli investitori, con gli imprenditori, comunque con tantissime persone, per cui io credo ci sia stata l'occasione di parlarne. È chiaro che in questo momento io non ho dati per poter dire che ci sia un progetto in campo, ma posso auspicarmelo, insomma, come amministratore pubblico posso auspicarmi che comunque ci sia un'interlocuzione, magari un progetto che realizzi uno stadio per la Lazio, perché no? Senta, un'altra domanda la voglio fare, perché tanti dei nostri ascoltatori si muovono per le strade di questa città. In campo si è parlato di questa sorta di piano Marshall per le strade, per le buche. Quando ci si può aspettare un sensibile o un tangibile miglioramento, anche perché lei come noi andrà sicuramente in giro per Roma muovendosi, ecco, con un cambiamento ecco, in un arco temporale dove ci si può attendere questo miglioramento, almeno sull'arteria principale, o comunque, insomma, mi dica lei.
Noi abbiamo fatto un grosso investimento in questi giorni per l'emergenza, stanziando, voi sapete, 17 milioni, comunque che andranno a coprire 1500 buche al giorno, per un totale di 50.000 buche a Roma, che si sono verificate con l'ultima nevicata, e parliamo di strade che comunque erano strade che comunque erano già state fatte nel passato, non sono le ultime strade che noi abbiamo fatto. Detto questo, voi vedete che sta piovendo anche oggi, rimane anche difficile lavorare, perché voi sapete che coprire le buche quando è bagnato non si può, e per cui anche il tempo non sta aiutando, però il piano sta andando avanti comunque. Moltissime arterie sono state sistemate, altre verranno sistemate in seguito. È chiaro che comunque c'è un'attenzione da parte dell'amministrazione alta su questo, e rivediamo anche, e questo dobbiamo dirlo, non per tornare indietro, comunque la rete stradale è devastata, sono 8.000 km di strade ereditate dal Movimento 5 Stelle 2 anni fa, comunque completamente deteriorate, per cui ieri avevo detto che le buche le hanno scavate le tangenti a Roma, questo lo dico io, c'era un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano di ieri che descriveva come venivano dati gli appalti in precedenza, e per cui anche la qualità dei lavori è questa, insomma. È chiaro che noi comunque un'inversione di tendenza l'abbiamo data sia sugli appalti, perché comunque oggi sono appalti pubblici controllati e vengono fatti con dei canoni ben precisi, per cui danno servizi di qualità. È chiaro che comunque il lavoro è tanto, lo stiamo facendo, noi crediamo che a breve riusciremo sicuramente a coprire questa emergenza, ma c'è anche un piano strade importanti con la grande viabilità e nei municipi che comunque stanno facendo strade importanti, insomma. Dobbiamo continuare a lavorare e combattere, perché comunque è chiaro che quello che abbiamo di fronte non è sicuramente una situazione facile. No, assolutamente. Bene, noi ringraziamo e facciamo in bocca al lupo per il vostro lavoro futuro e quello che avete fatto. E coinvolge tutti i romani. Grazie. Buon lavoro. Grazie.